È sempre un gusto trovare delle persone che si interessano ai veicoli elettrici che visitano Electric Motor News. Come vedete qui c'è una Tesla e la persona che voi vedete è Raffaele Demestre, che è una persona che si occupa da molti anni di veicoli elettrici, che ha fatto diversi record di distanza dei veicoli elettrici e che si autodenomina uno che spinge la tecnologia per far diventare le auto elettriche migliori. E noi siamo insieme a lui, si chiama Raffaele Demestre e ha tantissimi progetti che ci racconterà in questa intervista. Good morning, Raffaele. It's a very big pleasure for Electric Motor News to meet you here. È un piacere trovarti e ovviamente ci interessa sapere di più riguardo il progetto 24 ore di auto elettriche. Yeah, well, I'm trying to push boundaries, so I'm trying to find the limits of the electric cars to avoid any kind of argument of gas cars. Sì, io sto cercando di spingere oltre i limiti delle auto elettriche, in modo da evitare qualsiasi argomento contrario che dica che con le auto elettriche determinate cose non si possono fare. Quindi questo progetto è di una serie Eco Grandi Prix che potete trovare nel sito internet ecograndprix.com ed è una serie di diverse gare di auto elettriche da fare con auto elettriche standard e l'obiettivo è dimostrare che queste vetture possono fare una gara di 24 ore. L'idea è quella di impiegare le auto elettriche dei diversi costruttori attualmente sul mercato con la tecnologia attuale e cercare di competere una contro l'altra. Sono già in contatto con diversi costruttori che darebbero le loro auto. Ho bisogno di piloti che vorranno guidare all'interno di un team di 3 persone in diversi posti. Ad esempio, inizialmente a Calafat, dove la gara è programmata per il 25-26 agosto. E ci sono diverse discipline. C'è anche una gara sul ghiaccio ad Andorra, c'è una gara con diverse salite in montagna in Germania, quindi per vincere la gara devi avere un buon team di almeno 3 piloti, bisogna avere una buona strategia, una buona macchina e anche buona fortuna. You have to be a good team of 3 persons, you have to have a good strategy, a good car and good luck also. E bisogna dire che informalmente a pranzo qui oggi a Busnago, vicino alla sede di Electric Motor News a Trezzo sull'Adda, abbiamo parlato anche di un team di Electric Motor News. Ma perché no? Sarebbe bello partecipare alle prime 24 ore di auto elettriche. È un'idea nuova e a noi ci piacciono le idee nuove. Fighting with the regulations because the people are saying that 24 hours is not possible because on the night driving it's too loud. So till today it's not. Oh, ok. Beh, io attualmente sto lottando per il regolamento perché la gente dice che non è possibile fare 24 ore perché la guida notturna è molto impegnativa. Quindi finora non c'è nella mentalità della gente la visione che un'auto elettrica possa fare una gara di 24 ore. Quindi ci sono solo alcune gare, come ad esempio a sud della Francia, che è molto entusiasmante. E dovremo vedere dove potremo organizzare le 24 ore. E se non riusciamo a fare le 24 ore, faremo le 12 ore o le 6 ore, ma la serie di Eco Grand Prix crescerà ogni anno con diverse gare in tutta Europa. L'anno prossimo ci sarà anche la Repubblica Ceca, incluso le gare che abbiamo già fatto nel 2013 e ci saranno gare ogni anno. La modalità è quella conosciuta. In ogni Eco Grand Prix ogni team prenderà dei punti e chi avrà la maggiore quantità di punti alla fine dell'anno verrà premiato. You know, so in one race a team is collecting Grand Prix points and the one who is winning the most Grand Prix points, he will get the award of the year. Un'altra cosa che possiamo dire è che tu sei un moderno Jules Verne, perché hai anche il progetto di fare il giro del mondo in 80 giorni. 80 days a tour. Yes, I have it also here on the cartel. So it's 80 days around the world. I did already 2012 the first around the world. Sì, c'è anche sulla macchina che vedete, io l'ho già fatto nel 2012 con una Tesla Roadster, quando non c'erano stazioni di ricarica dappertutto e in molti casi ho dovuto ricaricare negli alberghi e nel 2016 ho ripetuto questo giro con altri 11 team internazionali.
Nel 2020 vorrei ripeterlo ancora con altri 20 team internazionali, ma per quell'edizione vorrei aggiungere il trasporto pulito via mare. Quindi puoi immaginare, ci sono statistiche che dicono che soltanto 15 delle navi cargo più grosse inquinano di più di tutte le auto messe insieme. Quindi è importante aggiungere un tipo di trasporto pulito via mare in questo progetto per fare il primo tour del mondo a zero emissioni della storia dell'umanità. Questo è quello che sto cercando di fare per il 2020, quindi sono al lavoro alla ricerca di sponsor, alla ricerca di partnership, di aziende che vogliono investire in questo grande progetto e sarei ben contento se la gente ci supporta nei modi in cui può farlo. Really happy if people are supporting wherever they can support. And we can say, Rafael, that as you know, we are. E come ben sai, noi di Electric Motor News ci occupiamo da molto tempo di veicoli elettrici e per quanto ci riguarda siamo interessati a supportare questo progetto dentro le nostre possibilità, in modo di fare diventare le auto elettriche ancora migliori da quello che sono già oggi. The electric cars and to become electric cars better than now. Grazie per promuovere questo tour. Io non mi fermerò qui. Andrò ai Giochi Olimpici ogni 4 anni in modo da far vedere come migliorano. L'idea è dimostrare quanto migliorano queste auto con le nuove tecnologie e far vedere che vettura può fare questo. Ed io sono sicuro che quasi tutte le auto elettriche attuali possono fare questo, quindi dovresti comprare un'auto elettrica e venire con me in giro per il mondo. E diciamo che tu sei qui a Busnago, vicino alla sede di Electric Motor News di Trezzo sull'Adda, come abbiamo già detto. Sei qui al centro commerciale Globo, nella stazione di ricarica, e sei appena arrivato dalla Catalogna e sei diretto a Bucarest. Sì. Quindi si può fare tutto con le auto elettriche. Ieri, verso le 5 del pomeriggio, sono partito da Barcellona e questa notte sono arrivato al mio albergo a Milano, quindi ormai tutto è possibile. Grazie della tua visita e spero di poter avere un team per il progetto delle gare di Endurance. Grazie ancora. Sarebbe bello. Grazie a te.